Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata, quella odierna, davvero ricca, si comporrà di tre parti, diciamo, portanti. La prima, una bellissima iniziativa tenutasi presso la masseria Amastuola di Massafra, vittime invisibili della mafia. Il ricordo dell'appuntato scelto dei carabinieri crispianese Vito Pagliarulo. È un ricordo che coincide con l'anniversario della strage di Capaci, che comportò la tragica fine, la tragica morte del giudice Falcone, di sua moglie e di quattro agenti della scorta. Seconda parte di Polifemo, ci occuperemo di politica, l'incontro tra Movimento 5 Stelle e le rappresentanze sindacali in quel di Taranto sulla dibattutissima e incandescente questione Ilva. E poi un'ultima parte, Polifemo intende occuparsi sempre del sociale, una delle tante iniziative volute dalla consigliera di parità Gina Lupo, un'iniziativa tenutasi a Grottaglie presso il liceo Moscati, Credevo fosse amore, un'iniziativa appunto per tutelare la donna contro ogni forma di violenza, un messaggio che si è voluto lanciare nelle scuole. Ma partiamo subito con l'iniziativa tenutasi, dicevo, presso la masseria Amastuola di Massafra, il ricordo dell'agente Vito Pagliarulo, in una cornice davvero bella, con rappresentanti istituzionali del territorio di altissimo livello, proprio per far capire che la mafia va combattuta, anzi le mafie vanno combattute a 360 gradi, senza se e senza ma, in ricordo di chi non c'è più. E purtroppo non c'è più Vito Pagliarulo. Nella quale persero la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie, gli agenti di scorta, noi abbiamo deciso di organizzare un evento chiamato appunto le vittime invisibili della mafia. Abbiamo deciso di organizzare questa giornata in collaborazione con la Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. E infatti sono qui accanto a me la Presidente Rosa Barone, e il Vicepresidente della stessa Commissione Renato Perrini, che chi era Vito, ho raccolto delle testimonianze e quindi ho scritto qualcosa per raccontarvi chi era. Intanto Vito è nato qui a Crispiano, dove siamo oggi. Qui è cresciuto e ha trascorso i suoi anni fino a quando era praticamente maggiorenne. E qui ancora giovane ha fatto anche mestieri semplici, per contare il lato, ha fatto anche il muratore. Poi decide di entrare nell'arma dei carabinieri e viene mandato in Sicilia, dove comincia la sua carriera. Conosce la sua futura moglie, Enza, dalla quale ha avuto due figli, che sono Ilaria e Marco. Vito era un agente di scorta, è stato prima a Palermo e poi a Caltanissetta. Conosceva una vita
particolarmente stressante, ma non credo che sia io a doverlo dire, facile immaginarlo. Aveva come ogni carabiniere i suoi turni, ma in virtù del suo ruolo, a volte usciva la mattina alle 7 e tornava anche la sera alle 11. Vito però adorava quello che faceva, era per definizione altrui uno dei migliori ed era ben voluto veramente da tutti. A Palermo è stato agente di scorta dei magistrati Aiara, Caponnetto, Borsellino, ma anche Grasso, tanti altri. Questo fino a che la scorta era affidata all'Arma dei Carabinieri. A Caltanissetta invece è stato agente di scorta per i giudici Salvatore Cardinale, Giovanni Battista Tono, e l'ultimo incarico che ha avuto per 3 anni con il giudice Sergio Lari, al tempo procuratore capo a Caltanissetta. Vedete, era una persona particolarmente vicina, come diceva Leandro, a dei monumenti. Vito è stato anche agente di scorta per collaboratori di giustizia che arrivavano a Caltanissetta per delle udienze e poi era lui stesso, insieme a tanti altri colleghi, a condurli in località segrete. Era un uomo dinamico, così me l'hanno raccontato. Non stava mai fermo, era solare, aveva una grande voglia di vita, amava scherzare, lo avete sentito anche da Renato, ed era un uomo forte, che sapeva perfettamente quanto stava sacrificando della sua vita personale per la specifica tipologia del lavoro che lui faceva. Ma cosa importante, non lasciava mai trasparire nessuna preoccupazione con la famiglia, eppure all'età di 46 anni un infarto improvviso colpisce Vito, gli arriva in ospedale già privo di sensi. In 2 ore, solo in 2 ore, Vito non c'è più. Era il 15 maggio del 2011. Non aveva mai avuto avvisaglie, mai una piccolissima aritmia. Insomma, non c'erano mai stati dei segnali che potevano condurre all'idea di un soggetto a rischio di infarto. Oggi siamo qui a dedicare questa manifestazione a Vito, al suo coraggio, e perché vogliamo che ci sia un riconoscimento per chi come Vito ha dedicato interamente la vita al suo lavoro, per lui una vera e propria missione. In particolare questa giornata è dedicata a Vito Pagliarulo, carabiniere. Carabiniere agente di scorta, morto improvvisamente all'età di 46 anni di infarto. Vito era nato cristiano, ma superata la maggiore età era diventato carabiniere e si è trasferito in Sicilia, dove aveva iniziato la sua carriera. È stato agente di scorta, pensate, per i giudici Aiara, Borsellino, Caponnetto, ma veramente sto citando forse i magistrati un po' più conosciuti, ma sono tantissimi. La manifestazione di oggi ruota attorno al suo ricordo. Vito è un uomo dinamico, lei era anche un grandissimo lavoratore, era profondamente legato alla divisa che indossava. E noi gli abbiamo dedicato questo video, che tutti voi possiate anche vedere chiaramente. Thank you.
intanto ringrazio il prefetto per essere qui con noi, grazie, ringrazio anche il comandante di Carabinieri, il dottor Interprete, grazie, grazie a voi. Ci sono tanti altri ospiti, ringraziare tutti voi. Di Vito parleremo ampiamente tra poco. Siccome questa iniziativa è stata voluta dal presidente e dal vicepresidente della Commissione Regionale Antimafia, chiamiamo così questa commissione, per spiegare cosa fa la Commissione, io passo subito la parola alla consigliera regionale Rosa Barone. Rosa. Visibilmente commossa, sì. Allora, grazie a voi dell'invito e grazie al collega Berrini, all'organizzazione, alle autorità presenti, al prefetto. Oggi ora salutiamo e a tutti voi, soprattutto chiaramente ai parenti delle vittime, di Vito o di chi oggi si sente in qualche modo toccato da questa data, che è una data chiaramente molto importante. Una data importante per tutto il paese, una data che oggi ricorre, insomma, 26 anni dalla morte, da quel pomeriggio, insomma, da quel sabato pomeriggio in Sicilia, che ha cambiato un po' le sorti di questo paese, ha cambiato un po' la visione di questo paese. Io dico sempre che la mafia non è riuscita nell'intento, speravano di cancellare la memoria, cancellare le persone, cancellare la loro storia, la loro importanza, al contrario, gli hanno regalato l'immortalità, gli hanno regalato in qualche modo una maggiore proliferazione, ma ancora una maggiore incisività. Se oggi siamo qui oggi a ricordare nuovamente, oltre a Vito, chiaramente Falcone, Borsellino, la scorta di Falcone. Ricordo che nella scorta di Falcone ci sono ben due pugliesi. Io, prima di entrare in commissione antimafia, devo ammettere, sono farmacista, quindi vabbè, avevo un altro ruolo, però ero ignorante, non sapevo che nella scorta di Falcone, nei quattro uomini della scorta, ben due sono pugliesi. Addirittura Antonio Montinaro era il capo scorta ed era di Calimera, in provincia di Lecce, e Rocco Di Cillo invece di Trigiano era un uomo della scorta, quindi di quattro uomini ben due erano pugliesi. Credo che va dato atto e va in qualche modo ricordata anche questa cosa, quanto le vittime della mafia, che possano essere più o meno conosciute, sono comunque incisive nella nostra storia e devono assolutamente essere ricordate, perché non soltanto un ricordo per i parenti, per chi ha perso il proprio caro, ma per quello che ha significato questa morte, per quanto è pesata nella storia di questo paese, quanto pesa ancora oggi. Per fortuna, dopo 26 anni, appunto, la mafia non è riuscita nel proprio intento, non ha dimenticato, non ha fatto dimenticare, ma al contrario, ha fatto sì che la loro memoria perduri nel tempo, a prescindere dai mesi che scorrono, dal tempo che scorre, dalla storia che scorre. La Commissione Antimafia è nata con questa legislatura e appunto soltanto da un anno, è nata anche grazie all'aiuto di Stefano Smarulo, purtroppo un dirigente della Regione Puglia, a cui ero particolarmente legata, qui oggi viene anche dedicata una sala alla Corte d'Appello di Bari, proprio per quanto era, insomma, molto attento, impegnato. Io sono di Foggia e devo ricordare sempre che Stefano è morto per chiudere il ghetto di Lignano, perché in quel periodo era particolarmente stressato, e quindi questa cosa chiaramente mi fa ancora più, come dire, legare a lui, e chiaramente mi sento ancora più di dover onorare questo suo ricordo anche in questa situazione. Scusate se oggi sono un po' più. Di solito sono un po' più fredda, però fra le immagini, la data, ricordare, insomma, è sempre. È un lato bello, perché vuol dire che appunto le persone non sono passate in vano. Rosa Barone, presidente della Commissione regionale antimafia, quali strumenti la Regione e la Commissione da lei presieduta vuol porre in essere, sta ponendo in essere per contrastare un fenomeno, anzi fenomeni criminosi sempre più dilaganti? Sì.
Anzi, come Commissione Antimafia noi stiamo lavorando su un testo unico della legalità, cioè in pratica tutte le leggi regionali che sono già vigenti, che però magari non sono tanto entrate in funzione o non hanno mai visto una forte incisività sul territorio, verranno messe insieme in un unico testo, appunto il testo unico, con un unico osservatorio in maniera da avere un'azione più precisa, incisiva e un monitoraggio più completo in tutta la regione. È chiaro che la mafia, anche perché noi non abbiamo potere ispettivo, quello che invece ha la Commissione chiaramente nazionale, noi abbiamo più che altro un potere, quello di promuovere la legalità, la cultura della legalità e in qualche modo agire in regione facendo sì che, comprendendo che i cittadini non si sentano soli nel combattere questa piaga o sentano comunque che la regione si pone assolutamente dalla parte della legalità, nel solco della legalità, in pieno contrasto con con quella che è la mafia, con quella che è la corruzione, quella che sono i fenomeni corruttivi che ovviamente tanto pesano sulla nostra regione, sul nostro paese. L'ideatore di questa iniziativa, tra l'altro, è di Crespiano, il vicepresidente della Commissione regionale antimafia, Renato Bellini. Anche io sono molto emozionato perché, oltre perché Vito era anche per me un fratello maggiore. Direi che a me non piace leggere. Io e Rusi, consiglio regionale, siamo forse i due più simpatici, facciamo casino, però quando tocchiamo questo tema ci emozioniamo, io e lei sappiamo il motivo. Lei giustamente parla di Stefano, ma allora che vi devo dire la verità. Come nasce questa giornata? Stavamo in commissione che parlavamo circa un anno, era febbraio, 10 aprile, parlavamo di mafia, parlavamo di morte, di queste cose qua. E io dissi a Stefano, stiamo parlando di un ragazzo di 38 anni, dissi: Stefano, ma perché non organizziamo qualcosa? Perché riusciamo sempre a parlare di Falcone, Borsellino, che sono i monumenti della mafia, dell'antimafia, dei monumenti di quelli che noi ci ricordiamo sempre, però ci sono tante morti, li abbiamo chiamati morti invisibili, che noi tutti ce li siamo dimenticati. E lui disse: non sai che mi stai dando una bella idea? Perché io a Bari ci sono delle famiglie che hanno perso dei figli per attentati, e io dissi: io ho un parente che è morto un po' di anni fa in Sicilia, e gli spiegai la storia, e lui questa cosa li colpì, disse: beh, e allora che segreto dobbiamo fare? Iniziamo proprio da questa storia tua, perché mi ha colpito molto, perché io vi racconto. Oggi celebriamo la giornata nazionale della legalità. Quest'anno sono 26 anni della strage di Capaci, in cui perso la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morbillo e gli uomini della scorta Vito Schifano, Rocco Di Ciglio e Antonio Montinaro. Più di un anno fa, a proposito di questa giornata, parlai con Stefano Fumarulo, dirigente della Regione Puglia, era affidata a lui in legge di settore dell'antimafia sociale. Parlai con lui della vittima insidia della mafia e accennai la storia di Vito Pagliarulo, agente di scorta. Gli piacque molto e trovò interessante l'idea. Purtroppo però non abbiamo avuto modo di portare avanti insieme questo progetto, perché Stefano è deceduto a marzo del 2017. E la sua scomparsa è stata una perdita per tutti noi. Ne ho comunque voluto parlare con Rosi, che è qui al mio fianco, e con lei, con il sostegno della Commissione Antimafia della Regione Puglia, abbiamo deciso di organizzare questo evento. C'è un motivo fondamentale perché io ho voluto portare avanti questo progetto, sia per Stefano, ed è che credo che lui ci credeva e ci crede in questo progetto, ed è il fatto che siano sparsi in tutta Italia questi che io chiamo appunto vittime invisibili della mafia. Vito per me è di queste persone. Era un uomo sano, non aveva mai avuto problemi cardiaci, mai, era sempre dedito al lavoro e non si risparmiava né con i compagni né con le persone che seguiva. Essere un agente di scorta era per lui una missione, ecco perché per me era doveroso ricordarlo qui con voi oggi. Perché ha lavorato in quella Sicilia degli anni 80 e 90, distrutto dalla mafia,
dalla mafia, piegata dalle cosche. Vito sapeva di fare un mestiere pericoloso e rischioso, lo sapeva bene, ma non si è mai tirato indietro. Lui è un cittadino pugliese, uno dei tanti che istituzione pubblica abbiamo il dovere di raccontare la sua storia e di lottare affinché uomini come Vito non vengano dimenticati. Grazie. Renato Perrini, consigliere regionale, ha voluto con tutte le forze questo incontro di oggi proprio per ricordare Vito Pagliarulo, un eroe, dobbiamo dire, della patria, perché ci sono, lei osservava, i casi più eclatanti, uomini che Falcone, Borsellino, uomini che purtroppo hanno perso la vita in condizioni tragiche, ma ci sono state morti più silenziose e parimenti dolorose come appunto quella di Vito Pagliarulo. Il ricordo che lei ha di Pagliarulo? Beh, Vito era un ragazzo solare, un ragazzo che amava molto il suo lavoro. Lui fin da piccolo è andato via dalla nostra terra, lui è un uomo della nostra terra, ha fatto i lavori anche più umili e poi è voluto entrare nell'arma dei carabinieri. E negli anni 80 è andato in Sicilia, ha fatto la scorta ai più famosi, diciamo, magistrati e giudici del territorio siciliano e si è trovato negli anni più bui della mafia che c'era in quegli anni in Sicilia, che era i vari attentati. Lui era un uomo che amava l'istituzione, un uomo che da una parte aveva un carattere molto solare, sorridente, molto simpatico, dall'altra parte molto serio e credeva molto nel suo lavoro. Io ho voluto ricordare Vito perché in queste giornate noi ci ricordiamo sempre delle colonne della lotta alla mafia. Oggi è l'anniversario della morte di Giovanni Falcone, ma lui è stato una colonna invisibile. Ecco perché insieme alla Presidente della Commissione Antimafia, Rosa Barone, dove io sono il vice, abbiamo deciso di fare questo evento oggi a Crispiano per ricordare proprio la morte visibile, perché ci sono tanti agenti di scorta, carabinieri che hanno perso la vita e che ci siamo dimenticati. Consigliere Perrini, il suo impegno nella Regione Puglia in qualità di vicepresidente della Commissione Antimafia, il ricordo di Vito Pagliarulo che passa attraverso il suo impegno istituzionale. C'è anche una parte che è del sociale nella Commissione, questa io la devo portare avanti perché non c'è soltanto lotta alla racket, lotta all'abusivismo, lotta ai rifiuti, c'è anche nella nostra Commissione una parte sociale che per ogni anno io cercherò di portare avanti.